Ciao, sono Martina e sono quella della libreria Diviso per Colori. Questa per intenderci. Ma bentrovati e bentornati sul mio canale. Come state? Tutto bene? Spero stiate bene. Premessa di questo video, avrò la stessa identica mise per i prossimi 5 video, almeno 2 di fila, poi ce n'è uno che avevo preregistrato, però poi tutti gli altri sarò nelle stesse identiche condizioni perché li sto registrando tutti in una volta e questi capelli stanno, cioè, più che altro sono voluminosi perché li ho appena asciugati e lavati. Allora, oggi pomeriggio parliamo di lui, l'altra sposa di Katarina Maura, edito Stanani, editore che ringrazio tantissimo per la copia omaggio che mi hanno spedito. E allora, dovete sapere che io avevo molta paura di leggere questo romanzo, avevo molta paura per tantissime ragioni, uno tra i quali che c'è quella più famosa e il motivo per cui io ho sempre paura di leggere questi romanzi è il fatto che sono fenomeni BookTok molto osannati. Infatti, se non erro, è un fenomeno BookTok da 30 milioni. So che comunque su BookTok è andato molto forte in America, quindi è arrivato in Italia grazie a Stanani. Allora, se non ho fatto una gaffe, lui è un fenomeno BookTok, sta di fatto che era molto osannato, quando è uscito era molto atteso e non sapevo cosa aspettarmi. Tra l'altro devo togliere questo bollino per il bene della mia sanità mentale, altrimenti, scusate, arrivo. Bollino tolto. Olla. Oh, vabbè, è rimasta la colla, mo. Comunque, allora, è il primo di una saga. La saga si chiamerà The Windsor. È un matrimonio di convenienza. Lui era il promesso sposo della sorella. La sorella annulla il matrimonio e la nonna di lui, che è praticamente una famiglia molto altolocata di Londra, decide di farli sposare. E lui, in realtà, la cosa bella di questo libro e la cosa che vi terrà incollati alle pagine è che lei è innamorata persa di lui, quindi Raven è innamorata persa di Ares da sempre. Non c'è momento in cui lei non si sia sentita attratta e innamorata di lui. Lui è stato con la sorella per tanti anni e adesso si ritrova in questo matrimonio con l'altra sorella, che è essenzialmente un matrimonio di convenienza per cioè fondere le due famiglie molto molto altolocate. Mi viene da ridere perché vi giuro, lui è stato per anni con la sorella l'ha manipolato, cioè gli rispondeva male, non gli chiedeva mai come stava e quindi anche lui si ritrova in questa relazione super sana, super alla parità, che anche lui stesso è sconvolto e infatti secondo me si vede sin dai primi capitoli che per lei, cioè per Raven, Ares prova qualcosa di diverso da quello che provava per Anna, la sorella con cui dovrebbe effettivamente sposarsi, no? Quindi questa cosa è fantastica perché all'inizio lui tipo licenzia persone solo perché la guardano male, cioè proprio pazzo, possessivo, però quel possessivo giusto, non varca mai la porta, non gli dice no guarda tu non devi lavorare, no guarda tu là, no, cioè quel possessivo che dice cazzo gliela lancio con la fionda. È un libro molto dinamico, molto scorrevole. Tra i due protagonisti ho amato sicuramente lei, e lo so, me lo sentite dire davvero poche volte, ho amato davvero tanto Ares, scusate Raven, ma perché Ares è lui, ma questi nomi strani non riesco a distinguere chi è chi. Ho davvero amato tantissimo Raven per tantissimi motivi, uno tra i quali la sua forza e la sua determinazione, il suo voler uscire dalla relazione tossica che ha con sua madre e sua sorella. È proprio bella non so perché sto guardando fuori alle finestre, scusatemi, invece di guardare in videocamera, oggi sono un po' pazza. E la sua forza, la sua dinamicità, il suo voler amare Ares nonostante l'ombra della sorella sia sempre presente. Lasciatemi dire una parolaccia, la sorella è proprio una gran troia, cioè non ce la facevo più, cioè ve lo giuro. Tra l'altro dovete sapere che Anna Pia è appassionata di libri,
l'ha letto prima di me. E mi ricordo che ha sclerato malissimo in chat, quindi poi gli ho detto: guarda, appena ti raggiungo, poi ne parliamo. Quando ho iniziato a leggere la sorella, la prima cosa che gli ho detto è stata proprio questa affermazione, no? E lei mi fa: no, amo, non puoi capire dopo, infatti più andate avanti più sarete consapevoli di quanto è così quella, cioè, sorella. Boh, io se avessi una sorella così, probabilmente io avrei preso un metro di corda, l'avrei fatta finita, oppure mi sarei letteralmente, non lo so, avrei fatto qualcosa di scandaloso, perché, cioè, no, veramente è l'antagonista per eccellenza. E però bello, lui è pazzesco, lui ha questo amore, cioè anche quando il matrimonio è per convenienza e che lui dice: no, io ti giurerò fedeltà indipendentemente da tutti, vi giuro raga che non guarda nessun'altra, e anzi Raven ha tantissime insicurezze date dal suo rapporto con sua madre e sua sorella, e vi giuro che lui le smantellerà una a una e farà in modo che lei riacquisisca fiducia in se stessa dalla prima pagina all'ultima, ed è la cosa più bella. Vi giuro, non gli davo un euro e mi sono dovuta ricredere. Bello. Allora, non sicuramente perfetto, perché la mia votazione non sarà completamente piena, però comunque la sua bella sufficienza piena se la prende. L'unica parte, diciamo, negativa è che davvero è un po' prolisso e lui ripete sempre le stesse cose, però vabbè, dai, glielo facciamo passare, è un bel manzetto, che cavolo. E niente, sembro sclerata oggi, vabbè, comunque. E niente, quindi L'altra sposa lo trovate in tutti gli store online, in libreria. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate, se l'avete letto, cosa avete letto di questa autrice. E niente, io non vedo l'ora di leggere del secondo fratello e di Valentina, perché deve essere spettacolare. Tra l'altro sono tutti tipo matrimoni di convenienza nell'alta società e... cioè, tanta roba. Ah! Giusto, punto a favore, il libro è spicy, too much spicy, molto, forse, ecco, un cicini in troppo per quella che è la storia, un cicini, però glielo facciamo passare perché comunque lui è spettacolare. E niente raga, grazie per essere rimasti fino a questo punto del video, vi ricordo di seguirmi su Instagram e TikTok perché vi consiglierò questo libro da un suo estratto, e ci vediamo prestissimo sempre qui su YouTube con una nuova video recensione. Un bacio, ciao!